Giga robusto, non è gigante, non è gigante, però tutti i tratti molto belli, piacente. Okay. Ma tanto non erediterà assolutamente un, cioè lui è il figlio di Pasqualone. È il figlio di Pasqualone. Allora, se io ti do il figlio di Pasqualone, tu non hai assolutamente nessuno, va bene, questo non ha ancora fatto un figlio, non ha ancora fatto niente, è un re crociato però. Senti, se riuscissi a non andare a fare cose strane in Ungheria pure te, te ne sarei veramente grato. Attenzione, Gustavo, disonesto, onesto, umile. Allora, il tratto umile è ottimo, il tratto umile. Onesto... onesto però è noioso, però un tratto virtuoso. Il primo che cos'è? No, il primo è disonesto, che eviterei con tutto, con tutto me stesso. Beh, fai l'ultimo, dai. Vogliamo diventare umili? Umile. Umile però sì, che almeno ti vogliono bene tutti. È uno studioso, uno studioso umile. Abbiamo pochi cavalieri. Il disonesto salta le pagine. Bellissimo. Esatto. Abbiamo pochi cavalieri. Questa crociata, ragazzi, in termini di uomini ci è costata. Hai studiato? Hai studiato? Scarabocche e libri. Scarabocche e libri. Fai i disegni baffi. Mi restituisce allora, in ritardo. Il sovrano confinante Yukanna ha fatto visita alla mia corte mentre era la strada del Sicusagro o qualcosa del genere. Sin dal suo arrivo egli mi ha messo un'ombra con la sua generosità verso i miei stessi cortigiani, che sono stati tutti a lambire il suo oro senza alcuna dignità. Non posso fare a meno di schernirlo quando l'ennesima volta lo dà cortigiani in adorazione. Un borsello per te, bene Dorotea, e anche alcune monete per te, gentile Eufrosine, e per te, dolce Tonio. Dai, soldi ai bambini, ma è una persona... Ma no, cazzo? Dai, dolci, dolci. Dolci, torte al miele. Allora, noi diventiamo più generosi e perdiamo soldi. Gli incubiamo i soldi. Lo cacciamo. Lo possiamo cacciare. Mi sembra il comportamento più maturo. Perfetto, abbiamo preso i soldi da questo disperato. Ma è ancora lì però questo. Ma ancora. No, non il golpetto. Un'altra volta. Ci dà altri soldi. Perfetto. Vai. A grande. Allora, abbiamo esposto cucciolo banana al forno la scorsa volta. Adesso possiamo esporre sublime poetry. Che praticamente c'è un cucciolo con una banana in culo. Cioè perché non... Credo di sì. Il maiale con la mela. Credo di sì. Oh, non l'ha messo. No, 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 quello non l'ho messo. Il 15. Allora, noi abbiamo primogenitura, signor, le vorrei ricordare. Noi abbiamo primogenitura, assolutamente sì. Questo è quindi lo puoi mettere, 15% di fertilità. Ah, giusto, giusto, ma giustissimo. Possiamo fare tutti i figli che vogliamo. Ma vai, bellissimo. È il tipo, finalmente. Una quindi non più generoso, non più generosi, sì. Vai, sì. Power adesso. Sì, figli alla patria. Dopo il veto su non più generosi, sì. Allora, signori, noi abbiamo... un nemico, eccolo. Il Papa. Un nemico. Ma gli abbiamo chiesto... scusa, no. Pensavo fosse un altro. Allora, come stiamo messi con la conoscenza della rete intorno al Papa? Malissimo. Infatti adesso mettiamo il nostro bel... ma l'amante? L'amante mi sa che è morta, quindi è scaduto il cazzo di gancio. Ma noi non siamo più sposati, dobbiamo ricominciare a sposarci. No, in realtà ci siamo promessi una bambina di quanti anni? Un ottimo acquisto, bravo, 58 anni, bravo. Ad ogni angolo, una notte buia dovrò davvero dare vita alle ombre nei corridoi del mio palazzo. Il rischio di visitatori non autorizzati aumenta ogni angolo, non sorvegliato. Se io da solo riesco a vedere tanti punti deboli, non oso immaginare cosa potrebbero fare altre persone con una prospettiva simile. Allora, possiamo tenere difese migliorate oppure assumerò gruppi di agenti discreti. Ma sotto.
come spendi i soldi pubblici. Assolutamente sì, per sorvegliare. Aumentiamo le tasse. Allora, siamo complottisti mica per niente. Mio signore, il lavoro sul vostro prezioso manufatto procede bene. La mia beneficiaria Elena sembra in buon umore oggi. Non faccio promesse, ma se riuscissi a produrre un vero capolavoro, qualche idea vorresti che guidasse la mia mano? Causare più vittime a loro e meno a noi. Sì. Incoraggiare i miei cavalieri alla grandezza. Alla morte. Il primo, visto che... Sì, il prossimo sarà un guerriero, se non mi sbaglio, quindi... Attenzione, un'ispirazione. Tu è molto competente nel suo mestiere. Cosa vuole fare? Sì, finanziamola. Qualche opera vuole fare. È un'avventura, Sì, sì, sì. Vai. Buonanotte. E le ultime sono andate bene. State rapite dai barbari ad ogni angolo, quindi questo è quello che dovresti fare. La Teuderada, un esperto nelle discrete arti, è stato dappertutto il mio castello, spaventando sia i servitori che i cortigiani, spuntando dagli angoli più duri, rannicchiato intorno ai suoi punti con un piano dettagliato con una maggiore sicurezza, inizia lentamente a prendere forma. Otteniamo 29 paura, guadagniamo 100 di stile di vita. Buono. E Teudera viene uccisa da noi. Perfetto, è incredibile. Ma perché? Perché lei ha scoperto tutti. Lei ha scoperto tutti i lati deboli del castello. Io, ok, grazie mille. Ammazzo. Il popolo si lamenta che non si chieda per le decisioni, tipo opere e quant'altro. Perché sì, i soldi pubblici sono di loro. Esatto, io annuncio che ho fatto uno sciopero della fame per queste ore. Ma è impossibile in questa corte uno sciopero della fame, perché diventano tutti bestie, cioè. No, io dopo cena ho iniziato uno sciopero della fame. Abbiamo creato la famosa fino domani mattina, giusto? Finché sarà necessario. Sì. Usiamo Excalibur per spalmare di burro il pane. E che poi ok, mi dimentico, signori, però. Dove vogliamo mandarla? Che cosa vogliamo? Un animale esotico? Un gingillo fatto di materiale che non si può trovare più, un arazzo o un'opera d'arte che mi faccia desiderare di essere lì. Io vorrei il gingillo. Se... Sì, gingillo. Basta gingilli, voglio due arazzi. Io voglio un drago, voglio un animale. Incredibile. Io dico gingillo così almeno scegliamo. Perché sennò... Bravo. E il popolo non è stato... L'opera d'arte, il popolo. Ma perché no, ma adesso... Io c'ho più popolo. Ma perché adesso l'Egitto... L'Egitto c'ha un pezzo di Sardegna e la Numidia c'ha la porca puttana. È morto Damiano, spoiler. La porca puttana di la Corsica. Oddio. Ok. Vai Dio. Vai Dio, vai. E infatti ferita. Comunque questa non ce ne va bene. Non ce ne va bene una di queste, è una roba incredibile. Storia di merda questa. E disavventure. Attenzione. Chi è questo? Vai Dio. E siccome ce la... Vai, avanti. Ce la stiamo bombando. È giusto. Armatura laminare vernice. Andiamo a vedere. Allora, l'armatura laminare vernici ha maestria 7, prestigio più 10, vantaggio del difensore del territorio controllato più 6. Questa più 12 più 10, perdite ritirata meno 10. Meglio quello che l'armatura sì. Mediterranea ancora è la migliore. Mi però sa signori... che non sei un amante così bravo. Così... E la Madonna, quanti sono? Ma così mi passa la voglia. Che folla. Ok, riconosciamo il despota di Ravenna. Una coppia ben nota per la loro intensa rivalità. Purtroppo non stanno discutendo di loro. Mio signore, inizia despota Aristarchos di Ravenna. Dobbiamo dirvi che molti del vostro regno sono profondamente insoddisfatti dell'attuale regime fiscale. Lo trovano ingiustamente estorsivo. Ma sei serio? Come si fa a molti? Aristocra Ramestan, agendo come l'unica persona su questo argomento, vi dimostrano chiaramente che il problema è serio. Io gli aumenterei le tasse. Pistassi, sì, anche secondo me era più valido. Sono sicuro che guardereste la cosa da un'altra prospettiva. Abbiamo un 58%. Io li farei picchiata di loro. Bellissimo. Amen, non sono io il tuo nemico, lui lo è. Bellissimo. Vai. No, però abbiamo il 100% che perdono. Che da di loro si perdono. Con successo la rivalità.
Bellissimo, sì. Si manipolati. Manipolati. Perfetto. Bellissimo. Perfetto. Bellissimo. La donna si avvicina al mio trono e chiaramente mi rodea. Flack, questa è roba tua. Mio signore, inizia lei il suo discorso, rappresenta la comunità locale di Palermo. Grandissimo. Negli ultimi mesi i nostri cimiteri sono stati afflitti dalla scomparsa di cadaveri. Oh madonna. Vada vota. Bella questa. In prigioni Guadamperga. Ottieni 43 di paura. Perdiamo 10 magnificenza, ma guadagniamo 300 di stile. Mamma mia. Ah, bomba questa. Eh sì, fate. Vai, vai. Via. Via ti ha lamentato i cimiteri la prossima volta. Una delle mie guardie si avvicina al mio ospite d'ordine e incateni. Ho colto la qui presente Dorotea nell'atto di inviare informazioni sensibili a spie straniere di Aquitania. Bravissimo. Cosa ne dovremmo fare? La testa, via. Squartato. Prima, la prima. Certo. Il mio lavoro qui è concluso. Ha praticamente fatto massacrare persone una con l'altra. Tagliato teste. Abbiamo fatto picchiare persone, imprigionato gente che si lamentava e abbiamo fatto tagliare una testa. Devo dire che un lavoro pulito così. Scudo di Stana. Ho letto Satana per un momento, mi ha preso un cazzo. Allora andiamo a vedere se nome è Stana. È il nome della tipa che l'ha fatto. Sì, probabilmente sì. Andiamo a vedere se è meglio del Mediterranean Shield. Sì, signor Tiago, già essere dell'Aquitania è una punizione abbastanza, perché sono... Perché era epico quello lì del scudo mediterraneo. Ah no, ma neanche per sbaglio. Regalala a qualcuno lo scudo di Stana. Ma neanche per sbaglio proprio. Regalaglielo a Stana. Devi commissionare però un qualcosa, Avevo visto. Niente, questa è morta, non riusciamo a vedere. Mamma mia. E caccaso. Ma perché stiamo perdendo uomini? Ma aspettate, perché io mi sa che ho fatto un capolavoro, raga. Non hai tolto gli Io voglio le sue dimissioni. No! Dicevo, ma perché io dicevo, ma a casa? Io dicevo, ma che cazzo, sono stati anni qui. Attenzione, Zottone, me ne vado, padre. No, dove cazzo vai? Io e Amato al Itz siamo innamorati. Ma sei sicuro? Come? Ma di questa? Vince l'amore, brutta. Vince l'amore. Ma vince l'amore cosa che è il nostro erede? Vince cosa l'amore? Un attimo, no, io so bene come agire in queste occasioni. Tasto destro sulla tizia. Sei tu, Scila. Prendila tu. Sedurla è top, effettivamente. 95%. Perfetto, seduciamola intanto. Questo forse potrebbe far di cambiare di guerra, Io sono... voglio fare un mondo al popolo. Soldi, sì, popolo, sì, sì. Popolo, ti fate l'amore o le sorti del regno? Backfield, ma che cosa sta... ma cosa ti fate l'amore? L'amore. Il nostro erede, ma cosa ti fate l'amore? Cosa? Infatti, vuole che questa saga finisca adesso? No, ma tu scusa, non le vedi le telenovele sul canale 5 che dove ci sono i principi che fanno... Non avevo dubbio che il popolo dicesse l'amore. Grande, certo. Bravo, bando. Vabbè, però, ma signor Tiago, mica se la deve sposare lei, è una scelta del nostro principe. Della donna. Attenzione, la Francia è in guerra con l'Aquitania. Oh, che si levassero dalle palle vicenda. Ma è una guerra? La Borgogna guerra era dove è uscita? La francese per il ducato? Ah, per il ducato. La Borgogna è sempre stata là. Oh. Sì, sì. È sempre stata poi con questo pene in Italia che si insinuava. Tanto la Borgogna ha anche scelto il colore giusto, Borgogna. Impeccabile proprio. Aspettative, tu ci sei sempre per me e spero che tu sappia che ti sono grato. Anch'io? Ah, sì. Perfetto. È il bambino. È il figlio di questo imbecille. Sì, ma prima che ci crepi Massimiliano, dobbiamo fare per il Papa. Allora, hai ragione. Allora, amico mio, vai qua e cerca un po' di cose, perché qua dobbiamo... Ah, tra l'altro c'è un nuovo Papa. No. Peccato che non è un vero. Oh, ma questo è giovane comunque. Sì, questo è giovane. Adesso... possiamo tenerlo più lungo nelle segrete se è giovane.
possiamo ottenere più cose. Eccola, questo qua c'è cascata. Vai. Niente, incredibile. Cioè, ci hanno tirato in guerra e poi l'alleanza è scaduta. Mannaggia. Beh, non penso che cercasse di morire. Ok, Gustavo, paziente, tollerante, fiducioso. Allora, vediamo, paziente, cosa abbiamo? Più due erudizione. Sì, andiamo avanti. E gli altri che fanno? No, gli altri erano, facevano cacare. E ti davano più tre di erudizione, che ne sapevi? No, li avevo già visti, li conoscevo a memoria. Popolo, per favore, aiutate certo. Questa povera... Io continuo a chiedere le sue dimissioni, voi non le appoggiate, quindi siete complici. Reclutiamo ancora i cavalieri. Perfetto. Chimica ardente. È stato fantastico, vero? Niente, ce la siamo già bombata. Mamma mia che robaccia. Mamma mia che robaccia. Fate immediatamente accomodare tutta la baronessa che volete. Oh no, signor Tiago, è sempre l'amore che vince. Tutti i matrimoni della famiglia Vernizzi sono stati solo esclusivamente per amore, ci sa. Assolutamente. Il popolo vuole che l'erede si sposi, una strafiga ercule bellissima, così dice testuale. Certo. L'erede si è sposato un amazzone. È così, eh? Ma sì, sono anche è pure bellissimo dalla finestra. Senti, vogliamo per noi è naturale perso. Stare insieme. Mamma mia. Ancora più brutta il cielo aperto, tutto il cielo aperto. Non ci sono però se non ci elimina il vabbè, ragazzi, poverina, nel senso non è adesso che abbiamo pure fertilità, cose, figurati, ci facciamo un figlio. Allora, un gancio col medico di corte di Papa Alexander. Pagato 300 talleri. Sono soldi ben spesi. Vedi se ci può aiutare nel complotto. Intanto diamo inizio al complotto. Rapimento. Questo marshmallow sulla testa. Oddio, quanta c'è? 88 il vescovo di Palermo. Porca. Mamma mia. Ti invito a tutti a essere scelto 100% di possibilità. Ah, qua c'abbiamo pure un gancio, vai, non ti corrompo neanche, uso il gancio. Esatto, non è che da spendere. Ma non ha un... Ti ho detto... Figa. Papa molto amato, devo dire. Figa. Il coppiere! Dulce! La bella. Ti invito a tutti. Eh no, poi rischiamo che venga scoperto. Dulce è morto. Ah, oh, va bene, sai. Come posso convincere una persona morta? Convincere lo stesso, vediamo, magari la distesa, tu vai. Attenzione. Chi possiamo? Dai, ma intanto basta, dai, vediamo. Vedi tutto, tutti. L'antiquario, vai, che magari il Papa. Vai, di che, guarda. Immagino, scusa, a questi qua gli arriva una letterina anonima. Mamma mia, che te sarebbe. Allora, qua Jutta, tutore di corte, vai, pago pure Jutta. Vai, pago pure Jutta. Attenzione, ragazzi. Talento Gustavo. Colorato, Gustavo. Con il passare degli anni è diventato rosamente ovvio che mio nipote Gustavo non ha né il talento né la spinta per dipingere il capolavoro che ha promesso. Sti cazzi. Era solo un bambino in cerca di attenzione e pensa che credo davvero delle mie sciocchezze. Nessuno si legge come ma... No, dai. Cioè, gli stiamo rinfacciando il fatto che non ci ha fatto il dipinto. Ma veramente? Ma che persone di merda siamo? Perché non hai potuto toccare il disegno sul frigorifero, scusami. L'ha promesso. Allora, andiamo verso torturatore. Ecco. Sì. Quanta soddisfazione nel cuore il di Larissa. Il popolo vuole un retaggio bellissimo e vuole bandire la bruttezza. Un po'. E qua sono un po'... Mamma mia, ragazzi. Ma adesso vedo, perché dopo adesso lo metto... No! No! Come di vecchiaia? Così all'improvviso? 61 anni? No! Per me era il momento del papà.
era la volta dove ci eravamo arrivati più vicini. No, incredibile, ma maledetto. È il Papa che ha ucciso me. Questa è la punizione divina per i vostri malefici. Signori, Basileus Maximiliano di Mediterraneo, no, riposa ora tra le braccia del Signore, non credo, visto che era almeno di Satana, all'età di 61 anni. Egli è morto di vecchiaia, sebbene fosse famoso per il suo acuto intelletto, non lo era abbastanza da superare in astuzia la morte. Il nuovo Basileus Zottone ascende al trono. Un uomo silenzioso, molti non si aspettano che sia in grado di gestire bene le questioni diplomatiche. Molto, molto, molto. Siamo già in guerra? No, è quella la solita guerra.